Ciao amiche, ciao amici, bentornati nel mio canale. Allora, oggi faccio una mini recensione, mini haul, però anche con prime impressioni di alcuni prodotti Avon della campagna 14 che purtroppo mi sono arrivati con un po' di ritardo. E mi sono arrivati, diciamo, in tempo due prodotti e gli altri mi sono arrivati da pochi giorni, quindi ormai siamo già passati alla campagna 15, quindi più che uno spacchettamento o un haul sarà un mini, una prima impressione con voi per alcuni prodotti che comunque trovate ricorrentemente. Ho preso veramente delle cose abbastanza tipiche dell'Avon, per cui se non le trovate in questa campagna ci sono nella successiva, già ho visto che alcune cose ci sono perfino a un prezzo migliore rispetto a quelle che ho preso io e comunque insomma li trovate frequentemente, però ve ne parlo anche un po' perché appunto ho avuto modo di sperimentare. Allora, la mia presentatrice si chiama Marina. Un bacio Marina se vedi questo video, grazie mille per tutte le possibilità che mi dai anche di testare dei nuovi prodotti, perché il fatto è che con l'Avon, se voi avete una presentatrice dolce, carina, affabile che vi fa provare le cose, vi porta il suo profumo oltre che il campioncino, vi fa vedere delle offerte in anteprima, vi tiene da parte delle cose, è un grande affare. Insomma, l'Avon da questo punto di vista è fantastica. Infatti lei già mi ha fatto vedere un set, insomma, che ha preso in più e che ha da parte, che se io voglio posso prenderlo. Insomma, questo è secondo me l'aspetto migliore di questa azienda che appunto vende tramite le presentatrici, così come insomma anche altre aziende di questo tipo, tra cui la Yves Rocher ad esempio. Però ora vi parlo dell'Avon. Allora, io che cosa ho ordinato in campagna 14? Il mitico Faraway. Questo mi mancava, ma come ho fatto io a stare senza Faraway per tutto questo tempo? Allora, guardate che bella la confezione. Ha un simbolo qui rotondo che ricorda il Tao, il simbolo del Tao, perché c'è questo incrocio di due colori che entrano uno dentro l'altro, ma la bottiglia è ancora più bella della confezione, la bottiglia è stupenda. Allora, Faraway, guardate che bello che ha, questa nappina colorata e il tappo fucsia e nero. Questo è un 50 ml. Io, oh, mamma mia, adesso me lo dovrei spruzzare, ora me lo spruzzo così ve ne parlo con cognizione di causa. E, io l'ho pagato, mi pare, 12,95 euro in campagna 14. Ah, una cosa vi voglio dire, se non lo sapete, voi nella campagna in corso potete acquistare anche i prodotti con le offerte della campagna precedente e l'Avon ha un'app fantastica. Io ad esempio faccio l'ordine tramite l'app, cioè voi vi scaricate l'app sul vostro cellulare, ci sono i cataloghi di campagna, però appunto ce ne sono sempre due, quello precedente e quello attuale. Potete ordinare direttamente da lì, selezionare la vostra presentatrice. Se non avete una presentatrice, potete cercarne una e inviare l'ordine online tramite l'app, poi dopo la vostra presentatrice vi contatterà. No? È incredibile, è fantastico. Ok, allora, campagna 14, però ho già visto che c'è anche nella campagna 15, ci sono dei set regalo poi per Natale. Dunque, di che cosa si compone questo profumo? Anzi, ce lo spruzziamo in diretta, così appunto. Ah no, questo non si fa. Facciamo così e così. E ne ho spruzzato anche troppo perché questo profumo è una bomba, dovete stare molto molto attenti. Allora, è un profumo tipicamente invernale, è un orientale floreale, profumo creato nel 1994 ed è il best seller della Avon, è il profumo più venduto in assoluto da appunto decenni ormai. Io me lo ricordavo in realtà perché appunto io sono stata presentatrice Avon più di 25 anni fa. Per cui, ah no, forse non c'era quando io facevo la presentatrice, perché se è del 94, io mi ero appena laureata e no, sì, c'era già, sì, quindi infatti io me lo ricordo. Allora, note di testa, caro Carunda, ilang ilang, arancia, cocco e pesca, note di cuore, gelsomino, osmanto, rosa, violetta, gardenia e fresia, note di fondo, vaniglia, sandalo, muschio animale, ambra. Allora, questo profumo è un orientalone floreale,
con un fondo vanigliato, talcato, muschiato, ambrato. È un'esplosione di fiori con un'apertura un pochino frizzante, ma non troppo, anche un po' pungente perché c'ha frizzante perché c'è l'arancia, che comunque l'arancia è un agrumato anche abbastanza dolce. Pungente perché c'è l'ylang ylang, è l'apertura dolce perché ha queste note di fiori anche orientali e poi c'è la pesca che lo rende dolcissimo. Poi il cuore classico degli orientali, ricchi e opulenti, perché c'è il gelsomino e c'è la rosa, che ovviamente negli orientali non possono mancare questi fiori, ma c'è anche la violetta che gli dà una nota anche un po' talcata, la gardenia e la fresia, che sono classici fiori, insomma, bianchi. E il fondo è un fondo classico di carattere che gli assicura una persistenza esageratissima. Quindi troviamo la vaniglia, troviamo il muschio, l'ambra e anche il sandalo, che lo rende un po' legnoso. Questo è un profumo che o vi piace o non vi piace, non potete avere un rapporto neutro con questo tipo di profumo, quindi o vi piace o non vi piace. Dura tantissimo, è uno dei pochi profumi in assoluto, non di quelli dell'Avon, ma in assoluto nel panorama di profumi che io conosco e tra i miei profumi, tra i profumi della mia collezione, che dura ore, 8 ore anche, e anche di più. Sui vestiti ve lo sentite anche, insomma, il giorno dopo tranquillamente. È un profumo molto invernale a mio avviso, comunque che va portato prevalente, cioè che si porta agevolmente meglio nella stagione fredda, perché appunto è molto ricco, molto particolare. Questo sicuramente voi l'avrete sentito non sapendo che si trattava di Faraway. E l'Avon appunto lo vende, lo stravende e fa delle ottime offerte, insomma, anche abbinato al set per la crema corpo, il deodorante, il talco, quindi insomma, se vi piace lo trovate sempre. Andando avanti, ho comprato uno dei classici bubble bath, quelli che fanno tante bolle, tanta schiuma, e questo è al gusto di cioccolato e arancia, che è uno dei gusti che io amo di più in assoluto. Io amo il cioccolato, amo l'arancia, questo qui è buonissimo, mi dà proprio di... è un cioccolato molto invernale, tipico di questa stagione, insomma. Il cioccolato aromatizzato all'arancia io me lo mangio anche così, e ve l'ho fatto anche vedere, insomma, negli acquisti Todis, che c'è una cioccolata all'arancia buonissima. Poi ho preso una cosa un po' particolare, non si legge? Sì, eccolo, è New Clinical, sono dei dischetti all'acido glicolico, un trattamento intensivo per le macchie. Questo si usa, sono 30 dischetti imbevuti di, appunto, di acido glicolico, e l'acido glicolico è presente al 10%, quindi è un'alta percentuale per un trattamento casalingo. Sono 30 dischetti da utilizzare a giorni alterni, e praticamente sono come dei pad struccanti, vedete, sono imbevuti, sono umidi, dopo l'abituale pulizia del viso, quindi con la pelle pulita, voi fate un ulteriore passaggio di questo dischetto in tutto il viso, tranne il contorno degli occhi, mi raccomando, perché l'acido glicolico è aggressivo. Lo fate, non risciacquate il viso, quindi tamponate bene, lo fate assorbire bene, non risciacquate il viso, aspettate un minuto e poi procedete al trattamento abituale, che se lo utilizzate quindi di giorno è la crema giorno, se lo utilizzate di notte è la crema notte. Mi sta piacendo molto. Allora, devo dire che ha un effetto, l'effetto lo sentite anche, perché chi utilizza prodotti a base di acido glicolico con percentuali che vanno, insomma, intorno al 10%, non il 4, il 5, ma un pochino più alte, sentite un lieve pizzicore, e non bruciore, un lieve pizzicore, ma se avete ad esempio un brufoletto, un piccolo taglietto, lo sentite ancora di più. Quello è l'acido glicolico che quindi sta funzionando. Mi piace, io tra l'altro questo l'ho pagato, appunto era in offerta, 5,95 la confezione, sono 30 dischetti, si usa a fase alterne, quindi insomma... sono 30 i pad, mi pare di sì, 30 pad, quindi insomma dura abbastanza, no? E lo faccio appunto per questo periodo, il mese successivo, come
Attacco in più, no, vi avevo parlato della lotta alle macchie solari. Mi sembra che stia facendo effetto. Invece il Bubble Bath, questo qui, l'ho pagato 2,95. Questo è un 500 ml, anche questi ci sono quasi tutti i mesi, insomma, in offerta. Poi che cosa ho preso? Altri grandi classici. Uno è il mascara Big and Daring, quello classico, non waterproof, ed è nero, insomma, black as black. Ha uno scovolino, vedete, hanno anche una confezione molto carina. Sono fatti bene, sono confezionati molto bene. Questo è abbastanza cicciotto ed ha uno scovolino di quelli tradizionali, però curvo. Vedete, bello bello cicciotto ed è il mascara che io ho messo oggi, non so se si vede. Non è tra i più volumizzanti che io abbia mai provato, questo è volumizzante, però mi piace, non è male. Appena steso, insomma, ha un buon risultato. Ecco, naturale volumizzante, naturale incurvante, non è un effetto ciglia finte, eh. Questo sia chiaro, però insomma mi sta dando soddisfazione. Poi ho preso una matita di queste classiche che ora è stata la Glimmer Stick, che ora ha cambiato un po' nome, Avon True. Questa è la Black as Black, anche lei, Glimmer Stick Eyeliner. Queste sono famosissime, hanno colore black as black e hanno questo colore proprio nero carbone lucido, ed anche questa io è quella che io porto oggi, e ve la faccio vedere qui, un bel nero intenso, proprio carbone. È morbida, molto morbida nella stesura, però mi sembra che questa è la seconda volta che io la metto. Ora io oggi l'ho messa solo sopra. Ieri l'ho anche l'ho usata e l'avevo messa anche sotto. Bisogna stare un pochino attenti perché sotto può tendere un pochino a fare qualche fallout, insomma. Sopra no, sopra assolutamente no. Mi piace, è bella, un bel colore intenso. Non l'ho provata dentro la rima dell'occhio perché non credo che si possa mettere dentro la rima dell'occhio. Poi io dentro tendo a stare un po' attenta, cerco di non usare prodotti, insomma, di questi commerciali. Cerco di, se metto una matita dentro l'occhio, cerco di utilizzare un colla che sia eco bio. Non perché io abbia particolari problemi, non ce l'ho particolari problemi di irritazione, eccetera, però insomma sto un po' più attenta. Poi ho preso uno smalto della linea Gel Shine, il colore è il Red Velvet ed è un bellissimo rosso natalizio, leggermente leggermente metallizzato. È stupendo, non è quello che porto oggi. È stupendo, meraviglioso, io l'ho preso proprio per utilizzarlo nel periodo di Natale, mi piace tantissimo ed è fantastico. Questo non vedo l'ora però di provarlo, non l'ho provato ancora, non vedo l'ora di provarlo. A me i rossi piacciono, poi questi colori così chic, così vivaci, così elettrici. Aspettate che vi faccio uno swatch in un pezzettino di carta, così ve lo faccio vedere in diretta, se si vede, eccolo qua. È un bel colore pieno, questo penso che già la prima passata sia, io l'ho appena appoggiato, già la prima passata credo che sia bello pieno come colore. Bene, poi avevo preso dei campioncini, ho dei campioncini di profumo, ho utilizzato un campioncino di olio Moroccan Oil tipo che mi ha dato appunto Marina il campioncino, mi è piaciuto molto, anche se io tendo a non utilizzare prodotti per lo styling particolari per i capelli, io non uso quasi mai nulla, però insomma quello devo dire che poi tendo a non usare prodotti con siliconi per i capelli. Comunque ogni tanto quello ha i siliconi, al primo posto ne ha due tipi, prima uno e poi l'altro. Poi ha due tipi di oli. Uno sinceramente non lo conosco, devo vedere che cos'è, che sta al terzo o quarto posto, e poi dopo viene l'olio di argan. Allora, a me se ha un odore molto buono ed ha una consistenza un pochino leggermente gelatinosa e mi ricorda molto 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 l'olio della Nashi Argan, solo che questo costa un terzo, ma forse anche di meno con le offerte, insomma si trova anche a 4 euro, mentre invece l'olio della Nashi Argan costa molto molto di più.
l'effetto mi sembra abbastanza simile, perché io anche quello ho usato come campioncino, però, quindi come questo. Poi mi sono arrivati altri campioncini di profumi che devo testare, ma uno che ho testato è l'Avon Life di Kenzo, che mi è piaciuto veramente tanto. Volevo fare una mini review su questo, se ho tempo, magari vi faccio una mini review di qualche profumo Avon, perché di campioncini ne ho tanti, ma Avon Life mi è piaciuto molto, è un profumo fresco e un po' acquatico perché ha la ninfea dentro, che è un fiore appunto acquatico. Allora, io ho sentito pareri abbastanza negativi su questo profumo, forse perché essendo un profumo di Kenzo c'erano altissime aspettative per quanto riguarda la persistenza, perché Kenzo fa dei profumi che sono delle bombe, tipo l'Elephant oppure il Flower, che sono molto 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 ricchi e molto duraturi, ma a me questo è piaciuto. Io su di me l'ho sentito per diverse ore, considerate anche utilizzato da una fialetta minima, che ogni utilizzo ne ho utilizzato un terzo, quindi non mi sono stata a spruzzare tantissimo profumo addosso. Lo trovo molto elegante, molto raffinato, uno di quei profumi che piacciono, insomma, magari non sono l'amore della vostra vita, ma neanche vi disturbano. Non è un profumo che vi fa schifo, ecco, ma è un profumo che può piacere. Come idea regalo, io credo che sia molto adatto a una confezione bellissima, quindi adesso lo trovate in questo periodo, c'è cioè in questa campagna, mi sembra. Con questo ho finito, un bacio a tutti, alla prossima, ciao ciao!